che secondo i periti della Procura avrebbe causato negli anni dal 2000 al 2007 oltre 400 morti premature. Dalle intercettazioni si evince un quadro di connivenze che coinvolge amministratori locali, nazionali e tecnici atte a far funzionare la centrale contra legem. E il allora viceministro De Vincenti e l'allora ministro Guidi sembravano essere il cardine di queste intercettazioni, anche se sono al momento non coinvolti nelle indagini. Sembra che addirittura De Vincenti proponesse di fare una legge porcata, come la definivano gli stessi tecnici, ad aziendam, e addirittura di mandare controlli al giudice che stava indagando sulla centrale. Ora, noi abbiamo chiesto al governo di venire a riferire in aula su questi atti gravissimi che rendono queste persone corresponsabili della morte di centinaia di persone. Chiediamo se almeno si vogliano valutare i reali coinvolgimenti dei membri del governo in questa indagine. Grazie. Grazie al Ministro per le Riforme Costituzionali e i Rapporti nel Parlamento, Maria Elena Boschi, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Grazie Presidente e ringrazio anche l'onorevole interrogante per aver posto questo quesito che dà l'occasione di poter chiarire il punto qui in aula rispetto a degli stralci di intercettazione che sono comparsi sui giornali. Come sempre, al momento noi parliamo di notizie uscite a mezzo stampa e quindi affrontiamo insieme una discussione sulla rassegna stampa. Ma non ci sono elementi di indagine a carico di nessun membro del governo, nemmeno del sottosegretario De Vincenti. Quindi al momento non ci sono indagini aperte, non ci sono procedimenti giudiziari. Ciò nonostante, parliamo ovviamente delle intercettazioni e degli articoli di giornali, dai quali sembrerebbe che in alcune telefonate ci siano delle illazioni da parte di terzi, perché non riguardano direttamente l'allora viceministro De Vincenti, circa la possibilità di individuare delle soluzioni normative di carattere diverso. Ripeto, si tratta al momento di ipotesi e illazioni non comprovate e che riguardano dialoghi e conversazioni tra terzi. Quello che è sicuro è che il viceministro De Vincenti, nel suo ruolo, ha ovviamente svolto una funzione di governo volta a salvaguardare la produzione e l'occupazione. Perché quello che sta a cuore al governo ovviamente sia salvaguardare la salute e l'ambiente, ma evitare anche che si perdano 500 posti di lavoro a Tirreno Power. E credo che un viceministro dello sviluppo economico debba tener conto ovviamente nel rispetto della legge, come ha sempre fatto il sottosegretario De Vincenti, anche della possibilità che si eviti la chiusura di siti importanti. Del resto, il Ministero dello Sviluppo Economico e l'allora viceministro in prima persona hanno seguito molti tavoli di crisi aziendali nel corso di questo anno e mezzo di governo, che hanno portato per fortuna ad evitare la chiusura di molti impianti industriali, a cominciare dall'Ilva di Taranto, alla Whirlpool di Carinaro, all'impianto di Gela, per esempio, rilancio del settore del mobile imbottito tra la Basilicata e la Puglia, a Terni, a Piombino, all'Electrolux in Friuli Venezia Giulia. Questo è il compito del governo, salvare posti di lavoro. Grazie, facoltà di replicare l'onorevole Zolezzi per 2 minuti. Grazie Presidente. Andiamo un po' alla sostanza. La produzione energetica a carbone è assolutamente inutile, potrebbe essere stralciata da subito senza ridurre l'autonomia energetica nazionale. Basterebbe rivedere il pagamento dell'energia prodotta anche nel settore falsamente rinnovabile basato sulle combustioni. Recentemente è stato introdotto l'incentivo per la combustione degli sfalci, tanto che l'altro Matteo, Messina Denaro, si sta occupando in Italia di vendita di energia. Il Matteo al governo dice che la mafia ha cessato di operare nel 1993. Il Papa ha parlato di cambiamento climatico criticando le fonti fossili, lo ha fatto anche il Presidente Obama. Ci riusciamo in Italia noi con chi? Con il Ministro Guidi e De Vincenti e non vogliamo neanche chiarire per conto di chi lavorano queste persone. Nel fin della